Qui. Prova. Sono, sono già. Grazie. Vado? Bene. Buongiorno a tutti e grazie della vostra presenza. Oggi presentiamo il libro che alcuni amici hanno pubblicato per ricordare questo grande amico. Di Giovanni Landi e replicheremo questa presentazione mercoledì prossimo a Brescia per i cittadini della città. E però eh, ritenevamo importante essere presente anche questo appuntamento della microeditoria perché è un appuntamento che, come avete notato, anche fuori da questo palazzo, eh, è frequentato. La gente, per fortuna. È ancora appassionata alla lettura e questo è molto importante. Quindi abbiamo pensato di collocare questa presentazione e domani nella stessa sala verrà presentato anche il libro che è stato stampato per in ricordo di Gervasio Pagani. Allora io introduco eh, ricordando un po', motivando un po' le ragioni di questo libro. La provincia di Brescia ha sempre rappresentato in riferimento all'impegno dei cattolici democratici un interessante laboratorio sociopolitico nel quadro nazionale. A partire dalla resistenza al nazismo e al fascismo vi sono state figure di laici e sacerdoti che hanno pagato anche con la vita il loro impegno per la libertà. Brescia, dopo la liberazione, ha saputo costruire una solida rete associativa creando in tanti giovani una sensibilità all'impegno sociale, politico e sindacale. Ha costruito esperienze di cooperazione che hanno dato la possibilità a tante famiglie di, popolari di avere una casa e ha aiutato le persone povere e con fragilità a riscattarsi dall'isolamento. Ha visto l'impegno di tanti amministratori capaci e onesti che hanno consentito al nostro ter territorio di crescere e di svilupparsi. È in questo contesto che cresce e matura le sue scelte Giovanni Landi. Nasce il 18 dicembre del 1935 a Brescia nel quartiere rosso di Santa Eufemia. Frequenta giovanissimo l'oratorio dove operava cu il curato Don Guerino Franzoni che ha partecipato alla resistenza e frequentando la parrocchia condivide con lui la necessità di un impegno attivo dei cattolici e per questo vive da giovane l'esperienza nell'azione cattolica e nelle acli. A 16 anni entra in OM, si impegna nella FIM Cisne e conosce Michele Capra, partigiano, protagonista della resistenza bresciana nelle file dei ribelli per amore delle fiamme verdi. A partire dal premio anticiopero alla Fiat negli anni 50, con 21 scioperanti su 3.000 dipendenti, alla costruzione dell'unità sindacale con Michele Capra e Franco Crasterzati degli anni 70 alle tante battaglie nella DC Bresciana, prima con il circolo Achille Grandi, intitolato poi successivamente a Michele Capra, alla battaglia nel referendum contro l'abolizione della legge sul divorzio con i cattolici del No alla Lega Democratica di Pietro Scopolo e Achille Ardigò con la pubblicazione a Brescia della rivista Punti di Cultura e Politica e l'organizzazione, accanto a questa, di importanti convegni nazionali fino alla contestazione del taglio di due punti alla scala mobile attraverso l'esperienza degli autoconvocati ed infine l'esperienza di accoglienza a fronte dei primi anni con la grande ondata di immigrazione, in particolare dall'Albania. In tutti questi passaggi, in queste battaglie, Giovanni è sempre stato un protagonista di primo piano. Più di un anno fa, e precisamente il 3 marzo, ci ha lasciato. E la pandemia ha impedito ai tanti amici di ricordarlo dignitosamente. Non c'è stato neppure possibile accompagnarlo nell'ultimo suo viaggio. Per queste ragioni abbiamo pensato al libro come una dedica collettiva all'amico, chiedendo a chi lo ha conosciuto e incontrato di raccontarci Giovanni Landi. Questa pubblicazione si apre con una bella poesia di Padre Davide Maria Turoldo sull'amicizia, proprio per segnarne il valore. Per Giovanni l'amicizia ha rappresentato un tratto inconfondibile e forte della sua vita. La nostra preoccupazione principale è stata quella che ne uscisse una pubblicazione retorica e di circostanza. Alla fine non è stato così. Gli articoli raccolgono non solo il valore del personaggio, raccontando pregi, meriti e delusioni che hanno caratterizzato i suoi anni di militanza e di impegno ma tracciano aspetti del suo carattere e del suo essere sempre positivo e la sua continua ricerca di nuovi orizzonti per motivare i giovani alla responsabilità, per l'urgenza del ricambio della classe dirigente a tutti i livelli, perché era preoccupato della burocratizzazione dei soggetti della politica e del sindacato. E ancora oggi verifichiamo queste condizioni. Il risultato del nostro lavoro mi pare buono. Visti i tanti commenti positivi che ci sono giunti, in particolare mi, mi preme citare quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Scrive il Presidente, grazie per il bel volume su Giovanni Landi. Raccoglie una bella galleria di ricordi di tanti protagonisti che ne disegnano l'indimenticabile figura. Non so se lui avrebbe apprezzato quello che abbiamo fatto. Era infatti restio a scrivere e a far parlare di sé. A noi comunque è sembrato un dovere ricordarlo in questo modo, data la situazione in cui ci siamo trovati. Con questa pubblicazione abbiamo inteso, oltre che ricordare una figura importante del cattolicesimo democratico, un gesto di riconoscenza verso una persona che ha dato tanto alla storia politica e sociale bresciana. La scomparsa di un amico è sempre un evento doloroso e se con questo amico hai trascorso quasi 50 anni della tua vita, il distacco e perdere anche una parte di te. Landi mancherà a tanti, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco. Mancherà soprattutto la sua sincerità, il suo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo, la sua serietà che diventava simpatia all'occorrenza. In questo anno mi è capitato spesso di ricordare ad altri amici quanto andava ripetendo riguardo al confronto con Gervasio Pagani un altro grande leader scomparso con tutta la famiglia, su come pensava fosse il paradiso. E ho immaginato di vederli discorrere in quella grande distesa verde all'ombra di un grande albero, perché era così che loro immaginavano il paradiso. Un altro amico invece, Giorgio Tonini, ex senatore di Trento, saputo della sua morte, mi ha scritto, Giovanni... Sicuramente starà litigando ancora lassù con Pier Carniti. Grazie alla Fondazione Civiltà Bresciana, questo libro è stato inserito nella collana Cattolici e Società. Ad oggi siamo giunti alla seconda edizione e alla terza ristampa. Grazie ai libri venduti, ma soprattutto alla generosità di tanti amici, non solo abbiamo coperto i costi della pubblicazione, ma siamo riusciti a sostenere con borse di studio tre ragazzi dell'Istituto per Audiolesi e Fetà di Betlemme, voluto dal Santo Padre Bresciano Paolo VI nella sua visita nel lontano 64. Abbiamo dato un contributo a un progetto del Mato Grosso a sostegno del puericultorio Peres Aranibiar, una realtà che ospita 200 bambini da 0 a 18 anni, provenienti da contesti di povertà, vagabondaggio. E da situazioni familiari complicate in Perù. Infine, abbiamo dato un contributo a Don Fabio Corazzina a sostegno del progetto Caritas delle parrocchie di Fiumicello e Primo Maggio a Brescia per aiutare le persone in difficoltà, in difficoltà a causa di questo disastro chiamato Covid. Sono certo invece che su questo Giovanni sarà contento. Infine, passo la parola e ringrazio Emilio Del Bono. Per la sua disponibilità e per quello che ha scritto in conclusione del suo contributo al libro, Landi non aveva paura di porsi alla guida delle decisioni, ma non per vanagloria, ma per coraggio innato. Giovanni farà parte del Pantheon dei grandi per molti di noi. Non perché era privo di difetti, perché era consapevole dei propri limiti, ma perché era un uomo vero, un uomo che conosceva la fatica del cammino e quanto costava la turbinosa fedeltà a Cristo e quindi agli uomini che ha servito. Brescia gli è debitrice e se oggi la nostra comunità non ha dissipato il suo orgoglioso carattere, lo dobbiamo anche a lui che ha seminato e formato tanti cuori e tante menti. E do la parola ora a Emilio. Bravo Riccardo. Siamo dentro un tempo molto ristretto perché abbiamo ancora dieci minuti, un quarto d'ora massimo, quindi cercherò di dire poche cose. Intanto grazie per questa occasione. Ci sono persone qui che potrebbero parlare molto meglio di me, in maniera più approfondita di Giovanni Landi, quindi di sicuro farò considerazioni a loro assolutamente note. L'ANDI per me è il prototipo di una leadership, c'è cioè un leader. E noi più il tempo passa, più ci rendiamo conto che il tema della leadership è un tema vero, perché le leadership hanno delle caratteristiche che li rendono diciamo capaci di guidare e capaci di fare sintesi nella guida. E un paese che ha poche leadership è un paese più fragile. E noi ci accorgiamo nella geografia multiforme dei nostri comuni, delle nostre comunità, come ci sia bisogno di leadership. Perché tu vai alla ricerca nei comuni di alcuni profili eh, che possano rappresentare dei punti di riferimento dei leader locali. Il tema della leadership, secondo me, Landi ce l'aveva ben presente, non solo perché la praticava, perché era un leader, poi dirò perché, ma perché andava alla ricerca di leader. E questo a me colpiva moltissimo. Tutte le volte che ho incrociato Landi, la prima domanda che mi faceva era: Ma non conosci qualche ragazzo o qualche ragazza che magari possiamo incominciare a impegnarla nell'associazionismo e magari la mettiamo nel sindacato e magari la mettiamo nel partito. A me questa cosa mi ha sempre molto colpito perché è da una parte espressione di generosità, cioè c'è bisogno di andare alla ricerca di talenti nella vita, ma anche in qualche maniera l'esatta percezione che bisogna investire per produrre delle leadership. Perché le leadership sono figlie di un cammino, di una fatica, di un impegno, di una presenza, di una conoscenza plurale. Non so, hanno delle attitudini, perché lui è chiaro che cercava delle peculiarità, delle attitudini, sì però non è che automaticamente uno che ha dei talenti diventa immediatamente maradona. È evidente che c'è, come in tutte le esperienze, le discipline, c'è il bisogno della formazione. Così anche nell'impegno sociale, così anche nell'impegno politico, così anche nell'impegno sindacale. La sua leadership deriva dal fatto che era versatile. Questa raccolta di, di bei ricordi di tante persone in questo volume ne rendono proprio conto. Cosa vuol dire versatile? Cioè la, la, la formazione plurale. Intanto, intanto la formazione spirituale. Cioè non gli basta, tra virgolette, l'azione. Poi tornerò, al un uomo d'azione. Sì, ma l'azione si abbevera Sicuramente di una dimensione che è immateriale, che è spirituale. In fondo, la ricerca di maestri dello Spirito è appartenuta a un bel periodo della generazione dei cattolici impegnati nel dopoguerra in poi. Prima di tutto correvano i maestri dello Spirito e dove andavi a cercarli? I maestri dello Spirito andavi a cercarli nel mondo ecclesiale, andavi a cercarli nel mondo del volontariato, andavi persino a cercarli nel mondo della teologia. Andavi a cercarlo nel mondo della poesia. Padre Turoldo è un mistico, è un poeta ed è stato sicuramente un maestro per tantissimi. Ha, molti hanno avuto la fortuna persino di conoscerlo, persino di ascoltarlo in luoghi disparati, non solo nel, nel suo luogo dove andò negli ultimi anni della sua esperienza di vita, cioè in provincia di Bergamo, ma anche faceva le sue sortite, le sue presenze, anche le Bresciano, come sapete, a Coccaglio e in molti altri posti. Quindi, innanzitutto, il leader ha bisogno di una sorgente inesauribile di motivazioni ideali e valoriali che giustificano il suo impegno. Oggi possiamo dire che questo è scontato? Direi di no, perché molte volte noi pensiamo che... Bisogna prendere la scorciatoia dell'azione che poi diventa agitazione, perché l'azione priva diciamo, di un orientamento ideale poi rischia di essere una banale agitazione. È andato alla ricerca costante di interlocutori che fossero maestri. I suoi rapporti col mondo ecclesiale sono noti, con figure anche importanti. Don Pasini è stato sicuramente un padre spirituale di Giovanni Landi lo è stato mica solo, non solo per lui, per moltissimi. E poi andava alla ricerca anche di quelle teste, di quei cervelli che in qualche maniera avevano dedicato la loro vita all'esperienza di, di chiesa. Poi andava, ovviamente non, non bastava andare alla ricerca di fonti inesauribili, bisognava anche andare poi a declinare queste tue idealità e questi tuoi talenti dentro la vita vera. E quindi perché multiforme? Perché Giovanni Landi è uno che si interessava del mondo dell'associazionismo cattolico, perché vi ricordato prima da Riccardo, parte nell'azione cattolica, poi si impegna nel mondo delle acli. Quindi un associazionismo operoso, un associazionismo, un associazionismo che faceva da Trend Union dalla, dal mondo della Chiesa, intesa come espressione ecclesiale, al mondo invece della Chiesa più schierata nella vita associativa. Ma poi andava a e quindi l'impegno nell'associazionismo, l'impegno del sindacato, ma un sindacato che per lui era molto chiaro e qui viene molto ben ricordato. Il sindacato allora evidentemente sceglie il sindacato di ispirazione cristiana, la CISL, che non è subordinata nella battaglia della difesa dei diritti dei lavoratori al sindacato di ispirazione allora marxista, comunista, socialista che è appunto la CGL. E anzi avvia una competizione, cioè la, la decisione di, di, di rendere diciamo, il sindacato cattolico competitivo, concorrenziale, capace addirittura di spronare eh, le, altre, le altre organizzazioni sindacali, quindi CGL e UIL, eh, in una dimensione operaia. Siamo nel cuore della metalmeccanica eh, bresciana, l'IVECO, allora OM. Faceva 8.000 dipendenti. Eh? Adesso ne fa 1600-1800, giusto per darne una misura, ma nel cuore diciamo, dell'impegno sindacale operaio. E poi non solo l'impegno, evidentemente nel partito, nella democrazia cristiana, eh, sempre diciamo, alla ricerca eh, di una visione, di una dinamica che fosse prossima, pertinente ai suoi, ai suoi ideali. E poi il mondo, diciamo, della liberalità, della generosità, dell'aiuto agli altri, quindi l'esperienza a sostegno dell'inclusione e integrazione degli immigrati, che ha riguardato un bel pezzo della sua parte finale, della sua esistenza, e poi anche una visione, una visione diciamo, costantemente della lotta per la giustizia, per la, per la giustizia e comunque sia, senza scomodare una parola così forte, della fratellanza. Che è una dimensione tipicamente cristiana, quella è una leadership perché è una leadership che si forma in luoghi plurali, interloguendo in maniera assolutamente eterogenea e aggiungo anche non confinandosi sul ter al territorio locale. Perché è un leader che è locale, perché è un leader di territorio provinciale, sì, però non è che gli basta, va alla ricerca anche dei rapporti. Che stanno fuori dai confini. Sia dal punto di vista dello stimolo culturale e intellettuale, veniva ricordato Ardigo, ma anche Pietro Scoppola, con cui entrambe fig figure con cui lui ha un rapporto diretto, non un rapporto mediato. Sia diciamo con leader nazionali di partito, da Leo Luca Orlando fino a Sergio Mattarella, che comunque sono figure che, con cui lui ha un rapporto. È normale trovare una figura così poliedrica e così capace, diciamo, inesauribilmente, da una parte di non disperdere la pulizia e anche l'autenticità della sua scelta di vita e contemporaneamente la sua azione. Non è semplice, eppure c'è un grandissimo bisogno di leadership. C'è bisogno di lavorare con questo quest approccio. È vero che si trovava di fronte a un mondo diverso da quello che c'è oggi. Perché tutti noi, mentre io parlavo, ci siamo interrogati, ma c'è ancora il sindacato che c'era allora, c'è ancora l'associazionismo che c'era allora, ancora, ci sono ancora i partiti, punto interrogativo. E quindi sicuramente era dentro delle dimensioni organizzate, in qualche maniera anche più strutturate. Ma nonostante la stagione che stiamo vivendo vede decisamente più indebolite diciamo questi luoghi del, della partecipazione dei corpi intermedi possiamo immaginare una democrazia diversa da quella dell'impegno dell della costruzione della, del corpo, de, della democrazia che si, si struttura intorno ai corpi intermedi secondo me no e in questo è attuale è attuale e anche scomodo se volete perché dovremmo ripensare ai corpi intermedi cioè nel ventunesimo secolo le democrazie possono reggersi solo in termini verticistici, senza la... possiamo costruire delle piramidi senza la base. Quanto può durare una democrazia che è priva diciamo, di questa sua capacità di strutturarsi dal basso e di produrre leadership e di produrre, come dire, una volta si diceva classe dirigente, poi oggi è un'espressione persino incomprensibile diciamo, agli umani e per le nuove generazioni, ma Possiamo produrre delle persone che fanno, sono dei testimoni? Ecco, forse le testimonianze mi, mi rende forse molto meglio. No, evidentemente. E la, 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 il punto più delicato, infatti, della crisi che stiamo vivendo, secondo me, è questa. La crisi di quegli anni era una crisi di crescita. Era una crisi, crisi di crescita, perché si vedeva dal dopoguerra, c'era la palestra della democrazia che era tutta da costruire perché il fascismo aveva sostanzialmente azzerato gli anticorpi democratici, li aveva isolati, li aveva emarginati, bisognava ricostruire la democrazia e dal punto di vista delle istituzioni democratiche, dai comuni fino ad arrivare al Parlamento, ma c'era anche da ricostruire i corpi intermedi in una dimensione democratica e c'era anche da ricostruire i sindacati in una dimensione democratica. Quindi sicuramente lui è dentro in quella fase di sviluppo democratico di crescita e di espansione anche dei diritti. Oggi siamo di fronte paradossalmente all'esigenza opposta, cioè abbiamo, siamo entrati in una crisi della struttura portante della democrazia che va ricostruita, non perché è stata zerata da una dittatura, ma perché tutte le democrazie si ammalano, perché le democrazie non è che hai la certezza che dureranno per sempre, la nostra è la democrazia che ha poco più di 70 anni. Mi capita qualche volta chiacchierando con mia figlia che ha 17 anni, una volta mi ha fatto una domanda molto scomoda. Mi ha detto, ma secondo te, secondo me, se te papà, io vivrò in democrazia tutta la vita? Una domanda che mi ha abbastanza... Perché al momento diresti, ma sì, tranquilla, vivrai certamente in democrazia tutta la vita. Poi mi sono fermato un attimo, prima di rispondere e ho detto, non lo so, dipenderà anche da te. Non lo so, dipenderà anche da te. Ed è esattamente questo, secondo me, l'approccio che aveva Giovanni Landi, no? Dipende da te. Se il sindacato è in, è in grado di reggere e difendere i diritti dei lavoratori dipende da te. Se la Chiesa non si chiude nelle sacrestie e diventa eh, lievito fondamentale di crescita e di promozione umana dipende da te. Se il soggetto politico indicato dalla Costituzione sono i partiti politici, anziché essere per pochi luoghi di potere, diventano invece l'infa fondamentale per costruire le politiche democratiche. Dipende da te. Per questo che è un leader e per questo che era ossessionato a quella domanda. Ma non conosci qualche ragazzo e ragazza a cui chiedere un impegno? All'inizio io banalmente interpretavo questa sua considerazione come dire ma d'ora proselitismo, proselitismo, cioè militanza, mettere insieme. Invece poi ho capito il valore di questa, di questa frase, perché è la frase del leader. Dice ma abbiamo delle persone intelligenti da mettere in campo? Abbiamo una ragazza e una ragazza a cui interessa qualcosa della vita civile, della vita politica, della vita sindacale, degli altri, del senso di comunità, interpretando correttamente l'etimologia di comunità, che non a caso vuol dire mettere insieme i doni: comunitas, Ognuno ha un dono? Eh, lo mette insieme a quello dell'altro il dono. E in questo viene fuori il cristiano. E adesso vorrei su questo chiudere perché mi mandano via. Eh, che cristiano è? È cristiano: è il cristiano. Prodi li ribattezzerà, li ribattezzerà questi, i cristiani adulti, i cattolici adulti. Poi qualcuno l'ha insultato Prodi perché aveva malinterpretato questa frase. Diciamola così: non era un bigotto. Non era un bigotto e aveva esattamente la percezione che il cristianesimo, certo, ha trovato la forma della Chiesa in, in termini strutturali per sopravvivere oltre 2000 anni, non poteva fare diversamente ma la forza del cristianesimo non è data né dalla liturgia né dalle liturgie ma la forza del cristianesimo è data da un'altra dimensione cioè ognuno di noi può cambiare il mondo ognuno di, ognuno di noi può cambiare il mondo cioè ognuno su ognuno di noi c'è un pezzo di possibilità di invertire di convertire il mondo e infatti è sempre stato un, un cristiano inquieto, un cattolico inquieto, uno che non gli bastava, tra virgolette, la liturgia e le liturgie, ma andava costantemente alla ricerca della forza del cristianesimo a cambiare l'umanità. Quindi non il cristianesimo conser che conserva l'esistente, ma il cristianesimo motore del cambiamento e della rivoluzione cristiana. Cristo era venuto per fare la rivoluzione, non era ha detto attenzione, non sono venuto. Diciamo, mettervi comedi, sono venuto a scomodarvi. Addirittura Cristo usa espressioni totalmente forti: cioè, metterò il fratello contro la sorella, il papà contro il figlio. Che detto così ti viene anche un po' di inquietudine, no? Ma in realtà era esattamente questo: cioè, non contro nel senso demolitivo, ma quella inquietudine molto attiva e molto eh, propositiva, che poi ti porta a cambiare, a, a renderti protagonista della tua vita e della vita degli altri. In questo e chiudo perché, se no, ci cacciano via. Eh, questo libro che vi invito a leggere è un bel sunto di un pezzo, del bel pezzo della storia bresciana, eh, della costruzione della democrazia nella provincia di Brescia. Ma è anche un bel pezzo, diciamo così, di futuro, cioè è una specie di eredità, perché poi alla fine le persone, anche quando se ne vanno, rimangono, perché le persone che se ne vanno. E che hanno seminato rimangono perché quei semi che hanno distribuito tu non sai dove sono finiti, ma poi sorprendentemente ti accorgi che ci sono. Nell'azione di una persona che ti ha ascoltato una volta e si è messa a fare volontariato, di, di quell'altro che alla fine non ha mollato e è ancora là che fa il consigliere comunale in qualche geografia lontana della, della provincia di Brescia, quei semi rimangono. Non bisogna avere, avere l'ossessione di raccogliere sempre in tempi brevi quando si semina. E in fondo questo è, secondo me, il metro che ha un po' caratterizzato anche la vita di Landi, che era uno che era concreto, perché voleva che il cristianesimo non fosse appeso a, a, evidentemente in cima al cielo, ma che calasse nella, nella terra. Sì, però aveva anche la pazienza della democrazia, cosa che invece molti oggi non hanno più, cioè l'impazienza della risposta. Ma le risposte hanno bisogno anche di essere elaborate, pensate, condivise, cioè sono un fenomeno popolare, non sono un fenomeno d'élite. Ecco perché Landi era un uomo di popolo, apprezzando molto gli intellettuali, perché è chiaro che il pensiero serve, il pensiero è fondamentale per, eh, perché l'azione possa essere efficace. Ecco, chiudo così dicendo: leggete questo volume, è un bel volume, giustamente si dice un trascinatore. Oggi abbiamo bisogno di trascinatori, abbiamo bisogno di persone che hanno la voglia, la pazienza di rimettersi in gioco e di eh, rimettere in moto e scuotere diciamo, la nostra comunità. Perché nella nostra comunità ci sono tantissimi talenti che possono essere ancora scoperti, tantissimi, se ne sono in giro una quantità enorme, ce ne sono anche qui eh, in questa sala parecchi. I talenti è chiaro che vanno scoperti e poi come, si dice, come dice il Vangelo, i talenti si trafficano cioè non si tengono nel cassetto si trafficano perché si mettono in gioco grazie per la pazienza e l'ascolto grazie. grazie Emilio, grazie a tutti voi se qualcuno non ha ancora avuto il libro c'è qualche copia lì sul tavolino e andiamo avanti ok, grazie